La musica non riescono a spegnere. Non importa, ma le se smesca la musica. Non importa, no, ma comunque che l'altro finisca di farsi la barba. L'altro fa la barba, è già a buon punto. Allora che sarà pure il Babbo Natale. Allora ragazzi, lo volevo dirvi che, come ben sapete, io non sono laureata in storia dell'arte, non sono proprio laureata in niente, però oggi vi propongo una chiacchierata sui macchiaioli proprio perché li sto preparando per visite, tanto la mostra ci sarà fino a marzo e di conseguenza ho già dei gruppi prenotati, poi possiamo organizzare, poi anche andare a vedere noi, e quindi un po' con le informazioni che mi hanno passato, un po' con altre cose, ho messo giù una traccia su questa corrente letteraria artistica, scusate, che tra l'altro sono esposte alla GAM a Torino e sono circa 80 opere. 80 opere e parlano ovviamente soprattutto dei macchiaioli, naturalmente, ma anche di tutti di altre correnti artistiche che ci ruotavano intorno, come ad esempio i pittori di Rivara, che dopo vedrete, oppure si parlava di Fontanesi, perché ci sono molte opere che sono della GAM, ma molte arrivano da musei privati, da collezioni private e quant'altro, quindi è un misto che va un po' ad analizzare questa strana corrente italiana, corrente artistica italiana, e tra l'altro ci tengo a precisare che i macchiaioli, me lo sono anche segnato, è stato... Non era la filo di fusione, era quella coppia là che aveva la radio che cantava, c'era l'altro che ci parlava. Perché non riuscivi a spegnere. E continuiamo di nuovo. Adesso mi sento, mi sento più tranquilla adesso. Ah, è tua, la dirà. L'abbiamo spenta. No, dicevo che i macchiaioli sono stati il primo movimento artistico, diciamo di ribelli, chiamiamolo così, ribelli, perché noi tante volte colleghiamo agli impressionisti, ma gli impressionisti sono venuti dopo. I macchiaioli sono tra gli anni 50, 60, anche 70, e gli impressionisti, la prima loro esposizione è stata dal fotografo Nadar a Parigi nel 1874, quindi sono di una ventina di anni dopo. Allora, proprio per cominciare a rinfrescarci, pensavo che, oltre a parlare di macchiaioli, volevo fare una piccola rinfrescata, che non fa male a me prima di tutto, proprio sul fatto che noi abbiamo in mente i vari secoli, no? Senza andare troppo in là, partiamo dal 300. Naturalmente non è il 300, ossia dal 1300 al 1399, naturalmente sono sempre movimenti che nascono già nel 200 e finiscono nel 300, cioè sono sempre roba a cavallo, però il secolo che balza più l'occhio è il 300, 400, eccetera. Noi diciamo, nel 300 cos'è che... se lo pensiamo al 300, cosa pensiamo? Pensiamo al gotico di base, no? Che nasce già prima, finisce dopo, e tutto, ma 300 il gotico. Gotico è, tanto per dirne uno, Giotto. Giotto è stato il più rivoluzionario, diciamo così. Ma il 300, che poi va anche nel 400, è anche il gotico più tradizionale, meno famoso. Io qua ho messo una fotografia degli affreschi del Castello della Manta, nel Cuneese, no? In cui viene proprio fuori l'aspetto del gotico, che è molto... tutti questi cavalieri e nobildonne, tutti messi dentro, calati dentro queste armature, questi scafandri, in cui, da cui escono soltanto le manine molto sempre molto affusolate, questi visi molto belli, ma il corpo non compare mai, no? Compare sempre soltanto una figura molto, molto longilinea, molto eterea e quant'altro, ma il corpo non viene mai considerato. Comunque il gotico, diciamo che è un po', se lo vogliamo legare a un secolo in particolare, diciamo il 300, no? Poi noi nel 400 cosa succede? Nel 400 anche lì, già prima e dopo e tutto, ma il 400, se uno lo collega
gli viene in mente un qualcosa, pensi al Rinascimento, tanto per dire. Naturalmente non c'era solo quello, ma è soltanto perché alla fine vi porto, vi capirete perché vi sto facendo questo discorso. È il 400 Rinascimento. Il Rinascimento ha due grandi caratteristiche principali. Una è la prospettiva, nasce la prospettiva, prima tutto cosa veniva dipinto o disegnato quant'altro era impilato o era molto schiacciato, non c'era appunto questa idea del cannocchiale, no? Di cannocchiale visivo, e il grande protagonista della prospettiva è stato Paolo Uccello, quello che è proprio stato quello per eccellenza che ha avuto questa specializzazione. Ma il 400 è anche il periodo in cui compare il corpo, l'anatomia, mentre prima nel gotico vedevi sempre soltanto gli uomini, si vedevano già le gambe perché avevano le calzamaglie, no? Ma le donne sempre tutte molto con le manine affusolate e basta, al massimo c'erano gli angeli con delle ali molto variopinte, molto colorate, ma niente. Invece nel Rinascimento le due grandi caratteristiche del Rinascimento sono la prospettiva e l'anatomia, quindi compare proprio il corpo, soprattutto il corpo maschile, ma in ogni caso anche i movimenti, diventa tutto diverso. Arriviamo al 500. 500 è il periodo dei... anche qua c'è ancora il Rinascimento, ma compare il cosiddetto manierismo, no? alla maniera di questo pittore, alla maniera di quest'altro. Protagonisti del 500 sono ad esempio Raffaello Sanzio, vedete qua una bellissima prospettiva dietro lo sposalizio della Vergine, oppure, era solo per mettere un riferimento del 500, no? Tanto per dire. Nel 600 cosa compare? Il grosso è legato al barocco, sostanzialmente, ma ci sono tanti altri movimenti artistici, ma il barocco è quello che prevale su tutti, anche dal punto di... Io sto parlando soltanto di pittura e pittura occidentale e soprattutto italiana, naturalmente, ma c'è, nel frattempo c'era anche l'architettura, pensiamo al gotico, le cattedrali e quant'altro, no? Però sempre rimanendo in tema di pittura, qui ad esempio è un quadro Caravaggio, tanto per dirne uno, oppure in questo caso è Rubens, quindi questo, il barocco ha tantissimi personaggi, ha tantissimi pittori molto importanti, ed è un periodo artistico che è molto riconoscibile già nel 600 e poi anche nel 700. Anche se però nel 700 il barocco comincia a essere più rococò, più che barocco è rococò. Noi a Torino abbiamo gli esempi di Villa della Regina, abbiamo gli esempi di Stupinigi, e quindi è sempre definito barocco, ma più va avanti più diventa rococò. Ecco, ad esempio questo è un classico dipinto di settecentesco, diciamo, no? Quindi era soltanto, ho fatto una carrellata fino adesso per dirvi che uno pensa al 300, gotico, Rinascimento, arriviamo all'800 e allora quindi uno dice, l'800 a che cosa lo collego come pittura, come arte in generale? C'è di tutto, esplode veramente uno scenario di pittura completamente molto molto diverso dai secoli precedenti. C'è vediamo un po' se ho messo qualcosa. Ah, c'è l'impressionismo, ovviamente, che forse è quello che colpisce di più e piace di più, no? Tra l'altro impressionismo deriva dal famoso quadro Impression Soleil Levant, questo qua, Impressioni, Sole che sorge, di Monet, che un giornalista, un critico d'arte, aveva, basandosi su questo quadro, aveva pioppato il titolo a questi impressionisti, quasi come presa in giro, no? Legando al fatto che il titolo di questo quadro era appunto Impressione, Sole che sorge. Ma nell'Ottocento
non c'è soltanto l'impressionismo. In Italia c'è la scapigliatura, un movimento artistico veramente molto, molto interessante, non conosciuto molto, ma è stato veramente anche questo, diciamo, sarebbe da rivalutare, no? Poi c'è stato il post-impressionismo, c'è stato il realismo, l'orientalismo, c'è stato di tutto di più, parliamo dell'Ottocento, eh? Quindi non si può dire nell'Ottocento lo stile che prevale è quello, c'è stata veramente una vastità di espressioni artistiche molto diverse e noi adesso appunto arriviamo ai nostri macchiaioli, proprio per dire che i macchiaioli fanno parte di questo panorama artistico dell'Ottocento in cui ci sono tutti questi movimenti artistici legati a, diciamo, a dei ribelli, persone che pittori che si ribellano all'Accademia ufficiale, no? L'Accademia ufficiale era quella che, dopo la vedremo, no? Che si propone le classiche scene di bibliche piuttosto che storiche, molto molto impostate, no? E questo modo di dipingere a molti giovani che frequentavano l'Accademia comincia a non piacere più, anzi comincia proprio a stufare, e i macchiaioli sono stati proprio il primo movimento che si ribella all'Accademia ufficiale. Poi ci saranno gli impressionisti, ci saranno tanti altri, ma loro sono stati i primi a dire facciamo qualcosa di diverso, basta, no? E è per questo che volevo cominciare questa carrellata partendo da molto lontano, proprio per dire che si è sempre stato degli stili ben definiti, arriva l'Ottocento e ognuno finalmente può esprimere delle sensazioni, dei modi di vedere le cose in maniera nuova, in maniera diversa. Ecco, infatti ho riassunto un po' tutto quello che vi ho detto adesso. I macchiaioli, tra l'altro, sono proprio soltanto un movimento toscano, un gruppo toscano, perché nasce a Firenze e tra l'altro nasce appunto tra il 55 e il 67, proprio nel periodo dei fermenti risorgimentali. Molti di questi pittori hanno poi partecipato come volontari alle guerre d'indipendenza, quindi hanno vissuto proprio l'unità d'Italia dando il loro contributo. E il gruppo che si riunisce nel caffè Michelangelo a Firenze, come faranno poi gli impressionisti successivamente, quando anche loro, ribelli e tutto, si troveranno al caffè Gerbois a Parigi. Loro invece si trovavano anche in altri caffè, naturalmente, però quello che proprio era il loro, tra virgolette, cenacolo, il loro luogo di incontro, era il caffè Michelangelo, e lì ognuno tirava fuori delle idee, esponeva il proprio sentire, il proprio dire basta con questa, che ne so, il professore ci ha fatto fare per la miliardesima volta un nudo. Oltretutto i nudi erano quasi sempre maschili, non erano femminili. Oltretutto non potevano neanche fare, dire, mettere il braccio così, cioè da spostarlo come volevano loro. Dovevano esattamente riprenderlo come il professore voleva, no? Quindi era proprio una cosa erano tanti di loro si sono proprio annoiati dell'Accademia e si sono ribellati, no? E il loro modo di dipingere viene chiamato macchiaioli perché sulla Gazzetta del Popolo nel 1862 era uscito un articolo di un giornalista non identificato, non si era firmato, in cui aveva definito questo modo di dipingere un modo di dipingere a macchia, perché loro usavano i colori, la cosa importante
Ecco, loro sono stati i primi, prima degli impressionisti ancora, a abolire il contorno, i contorni dei soggetti, di qualunque cosa, no, basta queste linee nere che definivano oggetti, piante, qualunque cosa, si dipingeva con sfumature, nel caso dei macchiaioli, con macchie proprio, no? Quindi l'abolizione del colore è stata uno degli elementi fondamentali. No? E naturalmente, come leggete lì, vengono abbandonati i soggetti storici, mitologici. L'Accademia ti propina di tutto, di più, sempre, sempre, sempre di storico. Loro ne avevano veramente le scatole piene. Sono stati anche, ecco, i soggetti sono interessanti perché compaiono dei soggetti completamente nuovi, la campagna, in questo caso la campagna toscana, la vita dei campi, i contadini, i militari, ci saranno scene, molti quadri legati proprio all'Unità d'Italia, quindi all'epopea dei Garibaldini, alla battaglia di Magenta che vedremo e a tante situazioni proprio anche di storia di vita reale, sia dal punto di vista del lavoro, ma anche dal punto di vista dei cambiamenti politici in corso. E quindi adesso vi riassumo semplicemente, ecco, i macchiaioli sono quelli che vanno a dipingere en plein air, all'aperto, un po' come faranno poi gli impressionisti, vanno con il cavalletto, studiano la luce, sono simili agli impressionisti, ma sono solo simili. Ad esempio, mentre gli impressionisti non usano, proprio hanno abolito il nero, il colore nero, gli impressionisti, in particolar modo Cristiano Banti, tra l'altro sono nomi di pittori che io stessa non conoscevo e quindi ho dovuto anche impararli. Cristiano Banti, ad esempio, lui è stato uno di quelli che per primo ha utilizzato un sistema che si era sviluppato già in Svizzera, dello specchio nero, ossia affumicare uno specchio e poi lui guardando nello specchio il paesaggio, ad esempio, riflesso in questo specchio nero, lui riusciva a riprodurre i contorni come fossero delle sagome quasi di cartone, ma senza usare il contorno della linea nera. È una tecnica complicata, non è che ci andrebbero degli esperti a spiegarlo meglio, ma solo per dire che ci sono delle cose che accomunano i impressionisti e i macchiaioli, ma tante che invece lì sono proprio diverse tra di loro. Ecco, questa è una tipica situazione di un salon, classici grandi mostre ottocentesche in cui si venivano esposti i quadri, soprattutto quelli dell'Accademia, no? Con scene tradizionali, eccetera. E infatti gli impressionisti, scusate se in questa fase cito molto gli impressionisti, ma sono quelli che conosciamo di più, no? E anche per fare un confronto che forse capiamo un po' meglio, gli impressionisti sono loro che, già, i macchiaioli prima ancora, ma loro avevano partecipato, erano stati refusé da uno di questi saloni tradizionali e per loro avevano dovuto fare le salon des refusés, il salone apposta per i rifiutati in cui avevano esposto i loro quadri, proprio per dire che fino a quel momento il modo di dipingere era molto formale e poi una cosa interessante è che noi abbiamo l'idea ormai dei musei moderni, diciamo così, in cui ti vedi bene il tuo quadro con la lucina, magari da solo in una stanza. Qui erano tutti appesi uno sopra l'altro e io quest'anno, purtroppo non ho messo la foto, mi è venuto in mente adesso, a giugno sono stata a Londra e sono andata alla Royal Academy che festeggiava i 250 anni della fondazione e in quell'occasione c'erano sale, stanze, tutto un piano enormissimo di opere sia di
emeriti sconosciuti di ragazzi dell'Accademia, ma in mezzo a loro c'erano anche opere di artisti famosi, ma tutti avevano soltanto il numero, non c'era scritto titolo e autore, e tutti avevamo un libricino, per cui se tu eri interessato a un quadro o lo volevi, addirittura lo acquistavi, mettevano un bollino rosso per dire che era venduto, ma tu prima di cercare, dire a questo quadro mi piace, però guardiamo di chi è, ah è di, faccio per dire Giotto, ah sì allora è bello, se invece fosse di Marco Rossi, che schifezza, allora lasciando soltanto i numeri, erano tutti anonimi e quindi uno si lascia soltanto impressionare dal soggetto, poi dopo si va a cercare sul libricino chi corrisponde e può essere un emerito sconosciuto o un ragazzo dell'Accademia che si sta facendo conoscere, no? Era la prima volta che notavo questa... Giuse, quante ne hai presi? Ho fatto un volo charter apposta con tutti i ricordi. Purtroppo non ho messo la foto, ma è stato molto bello. Allora, questo signore qua che vedete si chiama Giuseppe Vezzuoli, un nome sconosciutissimo, ma lui era il professore all'Accademia di Belle Arti fiorentina di inizio 800, prima metà dell'Ottocento, ed era lui che appunto insegnava ai ragazzi come fare un quadro veramente come si deve, accademico, no? Infatti, ad esempio, questo è un suo quadro di questo Giuseppe Vezzuoli, che si intitola, mi sono preso gli appunti perché ricordarmeli tutti non ce l'avrei fatta, La famiglia di Lot che fugge dall'incendio di Sodoma, no? Quindi un quadro che, immaginate questi ragazzi dell'Accademia che dipingono, vedono il loro insegnante che dipinge così. Sono martellati dal mattino alla sera con quadri di questo genere, lo stile è quello, e a un certo punto a qualcuno di loro ha cominciato a bollire nel pentolone, basta, voglio fare qualcosa di diverso, no? Ecco, sempre legato a questo periodo dell'Accademia, per dire, due dei pittori preferiti da questo insegnante erano uno, Ussi si chiamava, titolone, la cacciata del duca di Atene da Firenze, quindi un tema storico che però cominciava a avere qualcosa che si avvicinava, aveva già qualcosa di nuovo, pur essendo un quadro molto classico, lanciava già il messaggio dell'unità d'Italia, del periodo risorgimentale che stava fermentando e l'idea di voler cacciare il Granduca di Toscana dalla Toscana per unirsi poi all'Italia, no? E in questo quadro l'altra novità, pur essendo molto classico, è il fatto che il personaggio vicino al duca, questo qua che ha la benda fasciata in testa, è proprio l'artista, è proprio lui, Ussi, quindi e poi sono rappresentati anche altri suoi amici dell'Accademia in veste di sacerdote, di principe e quant'altro. Quindi questo Ussi, pur rimanendo nei ranghi, aveva già creato qualche piccolo tentativo di novità. Ecco, un altro dell'Accademia di quegli anni lì, molto tradizionale, molto bello ma molto tradizionale, è Antonio Ciseri, che qui rappresenta la famiglia Bianchini, quindi questa famiglia molto nobile, molto diciamo alto borghese, tutti che guardano verso, un po' molto con impronta molto da fotografia, no? Stanno tutti guardando verso l'obiettivo, diciamo, no? Quindi una bella rappresentazione di famiglia, ma che proprio rispecchia perfettamente i ranghi, cioè, no, i canoni della un'impostazione molto ferma, diciamo così. E poi in tutto questo, sempre stiamo parlando, mi sono dimenticata di dire che la mostra di Matteioli è divisa in sezioni.
Questa sezione che stiamo guardando adesso è proprio quella che si riferisce del passaggio dall'Accademia ai macchiaioli, quindi c'è l'impronta è dell'Accademia, però nel frattempo cominciano a capitare delle cose che poi sfoceranno con il movimento dei macchiaioli. Infatti non per niente questo quadro qua che vedete adesso è di Fattori, Giovanni Fattori, che è stato poi uno dei protagonisti del periodo dei macchiaioli, e infatti io per farvi capire come sarà poi il suo percorso, già quando faceva l'Accademia aveva già fatto un quadro che non era proprio il solito così, la scena biblica e quant'altro, già una famiglia con una madre che sembra proprio voler ascoltare queste bambine che stanno leggendo, quindi un'attenzione molto tenera, no? E poi dopo Fattori, Giovanni Fattori, qualche anno dopo farà la Rotonda di Palmieri, una cosa completamente così, quindi passerà dall'impostazione accademica a poi prenderà la sua strada con le famose macchie di colore, e questo è uno dei suoi esempi forse più famosi e anche meglio riusciti. Un altro che passerà dall'Accademia è questo, Cristiano Banti. Cristiano Banti è quello che vi ho detto che poi adotta il sistema dello specchio nero, in cui riflette il paesaggio e segna i contorni in controluce, fa tutta una cosa molto particolare. Ecco, questo Cristiano Banti, questo quadro ha un titolo lunghissimo, vi dico soltanto le iniziali, Domenico figlio di Pacio, e poi mi sono soffermata, un titolo lunghissimo, quindi una scena che va un po' tra il biblico, il mitologico, lo storico e quant'altro, però Cristiano Banti sarà quello che poi farà dei quadri come questo, quindi prenderà e poi ne farà anche altri che vedremo, completamente diverse. Un altro, Silvestro Lega. Silvestro Lega è stato uno anche un altro grande pittore dell'epoca dei macchiaioli, e lui prima, quando era in Accademia e non si era ancora ribellato o stava per, ha fatto uno dei suoi quadri, questo qua che si intitola David placa Saul con il suono dell'arpa, quindi più classico di questo non c'è niente. Però Silvestro Lega poi ti fa queste cose qua, quindi vedete che l'Accademia gli ha insegnato molto a loro, giustamente dal punto di vista della tecnica, dell'uso di colori, eccetera eccetera, però è proprio la conferma che i macchiaioli sono il primo movimento artistico che dice basta, vogliamo metterci del nostro, quindi cominciano. Questo è quello che capita all'interno della mostra. A un certo punto, proseguendo, c'è questo bel quadro in cui si vedono molti di questi protagonisti del famoso Caffè Michelangelo di Firenze, fotografati tutti insieme, e adesso non saprei dirvi chi sono, e poi non è il caso, ma solo per dirvi che questa foto dice, come si dice, rappresenta bene proprio questa atmosfera di amicizia, di voglia di novità, di molte discussioni, perché poi a un certo punto si schierano anche, c'era chi aveva più le tendenze, era più propenso a un certo tipo di tecnica e altri verso un altro, insomma, però tutte queste loro discussioni erano comunque uno scambio molto creativo, quindi sono i protagonisti della mostra che proporremo. Questo ad esempio è un quadro del famoso Caffè Michelangelo, in cui si vedono messi in modo caricaturale molti dei pittori che abbiamo visto prima nel quadro. Ecco, poi cominciamo, ci sono dei quadri veramente, ad esempio questo quadro qua che si intitola I francesi, soldati
Soldati francesi nel 1859, è un quadretto grosso così, piccolissimo, cioè molti di questi quadri della mostra ce ne sono di grandi, ma tanti sono anche molto piccoli, e questo noi lo vediamo molto ingrandito, ma in realtà è grande più o meno come questo computer, quindi non è enorme. Però è molto bello perché, ad esempio, ci sono quei fattori, c'è un po' questo messaggio di questi ragazzi, anche se francesi, no? Quindi non italiani, che magari tra virgolette potrebbero essere dei nemici, no? Che sono innocenti in qualche modo, che però vengono messi con la loro uniforme, vengono destituiti di qualunque personalità, ognuno di loro, come tutti gli eserciti, vengono individuati soltanto grazie al colore dell'uniforme, della divisa, perdono assolutamente la personalità. E poi ci sono questi bei contrasti di colore e anche queste linee bianche molto belle che identificano i tamburi, no? Quindi è un quadro piccolo, ma veramente da andare a guardarlo proprio da vicino, perché è veramente molto, molto bello. Poi c'è questo ritmo anche dovuto proprio anche a queste linee. Ecco, parlando sempre dei macchiaioli, prima vi ho detto che molti di loro hanno partecipato all'epopea risorgimentale, quindi questo ad esempio non è che per dire, cioè molti hanno partecipato proprio fisicamente come volontari, molti invece rappresentavano quando potevano momenti di vita dell'Unità d'Italia in fase di creazione. E qua ad esempio questo è, aspettate ragazzi, perché perché sono talmente tanti nomi, e tanti nomi oltretutto nuovi, che per me che non conosco. Questo qua si chiama, ecco, questo qua si chiama Francesco Altamura, questo macchiaiolo, e questo titolo è la prima bandiera italiana portata a Firenze nel 1859. Quindi vedete, ci sono sempre molti di questi temi storico-risorgimentali che girano. Sempre storico-risorgimentale, questo è uno dei principali. Questo qui è di Giovanni Fattori ed è la battaglia di Magenta del 1859. Questo quadro qua ha una caratteristica interessante, perché è il primo quadro che viene proprio che segna l'inizio della pittura di storia da un certo punto di vista. E qui guardate come lui illustra bene non la guerra vista in maniera sempre trionfale, con tutti i battaglioni schierati, tutti uno più bello dell'altro. Qui c'è veramente la guerra com'è, quindi ragazzi feriti, morte, distruzione, proprio molto, molto realistica. Tra l'altro, la battaglia di Magenta fa parte della seconda guerra d'indipendenza. Seconda guerra d'indipendenza che va fatta una piccola apertura anche storica, se vogliamo. Cos'era successo? Era successo che nel 1858 Cavour si era incontrato a Plombier per i famosi accordi segreti di Plombier con Napoleone III. E in quell'occasione il succo era stato: io voglio prendermi tutta la parte della Lombardia e del Veneto che è in mano agli austriaci, però devo dargli l'occasione per provocare l'Austria in modo che siano loro ad attaccare noi per primi. E dice a Napoleone: senti, tu aiutami. Napoleone dice: ok, io ti vengo a aiutare, però tu in cambio mi lasci Nizza e la Savoia. Firmano questo accordo famoso segreto di Plombier e poi comincia il
l'esercito sardo-piemontese al confine col Ticino comincia a fare delle manovre militari, comincia praticamente a innervosire gli austriaci dall'altro lato dell'altra sponda, no? Fino a provocarli in modo tale che sono gli austriaci ad attaccare. Quindi scoppia la seconda guerra, io ve la semplifico molto in soldoni, scoppia la seconda guerra di indipendenza. A questo punto Cavour giustamente fa arrivare dalla Francia i francesi, perché avevano fatto l'accordo con Napoleone III, e quindi la Francia viene a aiutarci. Una di queste battaglie, una famosa, tra l'altro vinta dai franco-piemontesi, è proprio la battaglia di Magenta, e Giovanni Fattori la rappresenta molto, molto bene in questo quadro. Un altro personaggio molto interessante è Fontanesi. Fontanesi, lui non è stato un macchiaiolo, però lui è stato molto apprezzato e ammirato dei macchiaioli. Ad esempio, lui ha esposto a Firenze, ha esposto a Torino la promotrice delle belle arti. I macchiaioli lo hanno visto e si sono proprio, come dire, tra virgolette, innamorati della sua tecnica. Lui era un più che paesaggista, era un paesista, non era né macchiaiolo né impressionista, niente, era uno, diciamo, tra virgolette, a sé. Lui è interessante perché partecipa alla prima guerra d'indipendenza, alla battaglia di Custoza, poi va via, scappa e se ne va in Svizzera, Lugano, Ginevra, poi a Londra, poi arriva a Torino e a Torino si ferma. Lui era di Reggio Emilia e sviluppa questo modo molto personale di dipingere soprattutto paesaggi, al punto che me l'ho scritto, ve lo volevo dire, perché questa è una cosa interessante, perché me la sono proprio scritta e me la volevo... Che non... Ah, ci vedi? Sì, sì, ci vedo. Ma era una cosa curiosa del fatto che c'era uno di questi artisti, ma non lo trovo più, non importa. No, succede che Cristiano Banti proprio viene a Torino e scopre Fontanesi. Ah no, era venuto con un altro artista, con un altro pittore. Vengono a Torino, guardano alla promotrice i vari quadri. Nella prima sala c'erano molti quadri di Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio, proprio il classico romanticone con paesaggi bellissimi, ma molto classico, no? E lui e con il suo amico cominciano a dire: ah, che strazio questo D'Azeglio, non se ne può più, eccetera. E ci sono degli altri che sentono, e c'è un altro gruppetto di visitatori che si rimane indignato da sentire che stanno criticando D'Azeglio, no? Allora continuano il percorso, arrivano davanti ai quadri di Fontanesi. Allora vedono sempre che ci sono gli altri, questo gruppetto di scorbutici che li sta seguendo, e dicono: ah, ma questo, certo che questo è un artista, e questo è uno che altri è D'Azeglio. E questi qua ci rimangono malissimo, al punto che Banti dice: ah, ma io questo qua lo compro. Allora gli altri rimangono atterriti: cosa, questo qua compra un artista così che non ha niente da dire? Morale, vanno in segreteria, mandano un dispaccio a Fontanesi per dirgli che vogliono comprare il quadro. Fontanesi risponde, gli fa anche uno sconto, diciamo così, e alla fine Banti parte con il suo quadro, che era stato criticato da questo gruppetto di probabilmente di torinesi molto, molto per bene, che non aveva apprezzava D'Azeglio, insomma. No, ma ci sono delle storie legate a tutti questi personaggi. Adesso giustamente me la sto facendo un po' anche poi scherzando, per rendere un po' leggera. Ecco, questo è un altro bellissimo quadro di un altro pittore macchiaiolo che si chiama Cabianca. Cabianca io non l'avevo mai sentito. Si intitola Le monachine, o
il mattino e ci sono appunto tre, questi tre gruppi di suore al mattino, le due sulla sinistra, soprattutto in particolare le due in piedi, hanno proprio questo sguardo, come stanno proprio godendosi i primi raggi del sole del mattino, no? Proprio se lo stanno proprio prendendo sul volto in pieno. Poi ce ne sono altre due intente a passeggiare e altre tre che probabilmente pregano, meditano, appoggiate contro il muro. Ma è questo, è un altro quadro piccolo, ma molto anche questo da apprezzare da vicino. Parlando di macchiaioli, qui proprio le macchie si vedono bene. Questo è Telemaco Signorini, che di lui ci sono parecchi quadri in mostra, che in questo particolare caso è un bozzetto di un quadro che poi non è in mostra, c'è il bozzetto, il quadro è in un altro museo. Questo qua si intitola Il quartiere degli israeliti a Venezia. Un soggetto, un tema molto particolare, molto inedito. Chi a quei tempi gli sarebbe mai venuto in mente, a chi sarebbe venuto in mente di andare a rappresentare un dettaglio di un quartiere, oltretutto di israeliti, così. E invece lui ha fatto questo quadro, tra l'altro molto bello, perché vedete, sono tutte macchie piccole accostate l'una accanto all'altra, che veramente è molto moderno, E pensiamo che siamo sempre negli anni 60, più o meno dell'Ottocento. Ecco, questo è un altro quadro di Cristiano Banti. Cristiano Banti, anche lui, un personaggio a me sconosciuto fino a poco tempo fa, e questo quadro si intitola Bimbi al sole. Quindi gioca molto con questa luce, però ormai vedete i contorni, qui si vede proprio bene, i contorni non esistono più, non ci sono, ci sono soltanto più queste macchie. Tra l'altro, i macchiaioli preferivano i colori puri all'inizio, poi probabilmente con il tempo anche loro hanno usato mescole varie. Comunque Cristiano Banti, ecco, questo invece qua è molto più classico, questo è Raffaello Sernese, no scusate, Fattori, ecco, Giovanni Fattori, ecco vedete, passa da fare delle cose, l'abbiamo visto all'Accademia, poi l'abbiamo visto con la rotonda di Palmieri e adesso fa la cugina Argia, non ho ancora capito se si dice Argia o Argia, mi pare Argia, in cui lui rappresenta questa donna che qualcuno sostiene che appunto sia la cugina, ma in realtà non siamo certi, e ha proprio l'abilità di mettere un puntino bianco negli occhi che anche da lontano rende uno sguardo luminosissimo al volto. Oltretutto usa dei colori molto tenui, molto niente di chiassoso, ma è veramente molto, molto armonioso. E questo è Giovanni Fattori. Poi se andremo alla mostra naturalmente avremo modo di vedere meglio da vicino, chiacchierare, non so, anche per non annoiarvi vi sto facendo un po' una carrellata di cosa c'è. Ecco, questo qua invece è... chi è questo qua? Questo è sempre Raffaele Sernesi, poi c'è invece Giovanni Fattori, eccolo, quello, questo qua è Signorini, Telemaco Signorini, guardate che bello questo, si intitola Giovani Pescatori. Io tra l'altro ho messo una selezione di quadri, perché come ho detto sono circa 80, quindi guardate che bella che è questo quadro, soprattutto queste schiene piegate con queste camicie tutte arruffate, ma veramente bellissimo, e questi quadri con queste la luce che hanno, devo dire che anche in mostra la luce emerge, secondo me sono ben illuminati, proprio hanno una bella presentazione, quindi sono molto valorizzati. E guardate che bello questo qua, sempre
Telemaco Signorini, Marina di Viareggio. Perché c'è da tenere presente che essendo tutti pittori toscani, il tema naturalmente, cioè, il paesaggio naturalmente è quello della Toscana, e quindi sono sempre nella zona, insomma. Ecco, questo per ricollegarci sempre al discorso dell'epopea risorgimentale, questo è si intitola, scusate, è di Odoardo Borrani e si intitola 26 aprile 1859 in Firenze. Questo quadro qua, mi sono preso anche gli appunti, qua emerge un bellissimo spirito patriottico, c'è anche questo fervore democratico, perché tenete conto che la Toscana fino a quel momento era il Granducato di Toscana, quindi c'era il Granduca Leopoldo, quindi era un... Non era uno stato, come si dice? Non è una parola, vabbè, non importa, se mi verrà lo dirò dopo. Quindi molto patriottico, perché l'idea è di sganciarsi dal Granducato di Toscana e far diventare la Toscana un pezzo di Italia, no? È un'ambientazione fiorentina, molto, molto fiorentina, quasi con qualcosa di vagamente rinascimentale, cioè risorgimentale e rinascimentale insieme. C'è questo chiaroscuro nell'interno che sfocia con questa bella luce che viene dalla finestra, con questi tetti molto, molto luminosi. E poi c'è questa bellissima giovane cucitrice che notate che sulla faccia c'è, in mano sta cucendo la bandiera italiana, ma il riflesso del tricolore, oltre che nella stoffa, è riprodotto anche sul viso. Riuscite a vedere che ha il viso rosso e poi il collo è un pochino più verde, no? Quindi il riflesso della bandiera italiana sul volto di questa ragazza. E, tra l'altro, questo quadro ha una data importante, perché il 26 aprile 1859, il giorno dopo, il Granduca Leopoldo di Toscana viene spinto a furor di popolo ad andarsene dalla Toscana, quindi la Toscana da quel momento diventa libera, tra virgolette, e sarà poi il momento in cui si unirà poi all'Italia. Quindi veramente anche questo è un quadro molto particolare. Poi c'è, questo è un altro anche bello, Telemaco Signorini di nuovo, che si intitola Il ponte sul torrente Africo a Piacentina. Piacentina era un altro piccolo paesino, sempre nella zona della Toscana, in cui, come dicevo prima, questi artisti loro andavano molto a dipingere e a fare molti quadri en plein air, come faranno poi dopo gli impressionisti. Quest'altro invece è di questo qua? Non so, sempre i fattori, scusate. Ma vado a prendere il tè, vado a vedere se c'è. Sì, così, così ci strugliazziamo anche un attimo noi. Anzi, intanto mi scuso, perché dato che è la prima volta che faccio vedere queste cose, questa presentazione, non l'ho ancora mai fatta vedere prima, di conseguenza io per prima sono ancora un po' disorientata, no? Non è che facessi vedere la Reggia di Venaria, invece qua devo proprio concentrarmi e riflettere su che cosa sto vedendo, perché non sono né nomi familiari, titoli familiari, è tutto un mondo nuovo che per me, quindi sono un po' così. Questo qua è sempre di Fattori, che si intitola La signora Martelli a Castiglioncello. La signora Martelli chi era? Era la moglie di Diego Martelli, che era un critico d'arte che aveva preso a cuore tutto il mondo dei macchiaioli e li ospitava molto spesso proprio a Castiglioncello, in questa sua grande truda. Era un tipo molto, molto benestante, e di conseguenza i pittori soggiornavano spesso da lui, e quindi questo è un ritratto legato a un momento di vita a Castiglioncello, dal loro, diciamo così, non magnate, mecenate, ho detto magnate, ma sapevo che non era giusto, mecenate. E poi a questo punto, se dobbiamo prendere
il tè prima, perché c'è ancora soltanto più la pittura di Rivare, qualcos'altro, e se volete io vado avanti, poi vado avanti. L'altro pezzo della mostra, un'altra sezione, è legata ai pittori di Rivara. I pittori di Rivara erano pittori di provenienza, di diversa provenienza, c'erano da Torino, dalla Liguria, insomma erano un gruppo di pittori che d'estate si ritrovava nel Canavese, proprio a Rivara, per dipingere en plein air. Anche loro sono della famiglia degli impressionisti, anche se con gli impressionisti hanno poco da spartire. Tra l'altro c'è una bella frase di un amico di Fontanesi, Giorgio Camerana, che scrive: in Canavese c'è un paesetto ridente. In questi ultimi anni, giunta la buona stagione, si vedevano in mezzo a quei prati e a quei boschi bianchi ombrelle, e sotto le ombrelle si vedevano i pittori. Per cui dobbiamo immaginarci proprio questo periodo di fine Ottocento in cui in Canavese c'era questo cenacolo di pittori che appunto vengono conosciuti come i pittori di Rivara e che giravano il Canavese dipingendo en plein air. Tra di loro c'era Vittorio Avondo, c'era Carlo Pittara, Serafina Avedagno, che era uno spagnolo, c'era Ernesto Leiper, di cui parlerò un attimo dopo, Alfredo D'Andrade, tra l'altro c'è un bellissimo piccolo museo a Pavone, che eravamo andati a vederlo tanti anni fa, ve lo ricordate? Che sarebbe da andare a rivedere, perché c'è un museo dedicato lì molto, molto carino. E quindi sono questo gruppo di artisti, un po' come loro sono qua in questa foto tipo stile alpinista, ma sono tutti pittori. Ogni tanto anche fa piacere anche vedere che tipo di faccia avevano, no? Sono delle persone tra virgolette normali, no? Apparentemente normali. E loro tra l'altro appunto dipingevano nel Canavese e sono venuti a dipingere anche a Volpiano. Dopo vedremo un quadretto famoso di Ernesto Leiper, ma se vi ricordate bene Gabri e Laura, quando siamo andati alla Fondazione Accorsi, c'era un quadro, purtroppo l'ho cercato ma non sono riuscita perché bisognava accedere, non sono riuscita a salvarlo. Si intitolava Pascolo presso Volpiano, di Ernesto Leiper, in cui c'era una contadinella, una pastorella con un po' di pecore così, prato, e poi c'era una montagna non alta, che non aveva niente a che fare né con Volpiano né con altre zone. E avevo chiesto a Luca Mana, che è uno dei curatori è un amico ed è un curatore proprio della Fondazione Accorsi, e lui mi aveva detto testuali parole: c'è da dire che per i Liguri, tipo Rai, per Avedagno e tutti questi, loro il Volpiano identificavano il Canavese con il nome Volpiano, per cui anche se era da un'altra parte, loro Volpiano era per dire erano in Canavese, no? Quindi ci sono appunto due o tre quadri con scritta veduta di Volpiano, ma in realtà il nostro paese non c'entra niente, era soltanto che lo identificavano questo territorio con il nostro nome, no? Un'altra cosa interessante a proposito dei pittori di Rivara è che, e forse si c'è dopo, eccolo qua, questo qua è il famoso Brughiera presso Volpiano, questo di Ernesto Leiper, e molto probabilmente è stato proprio realizzato qui, in questa zona, perché poi a parte non c'è niente che possa definirlo. Ce n'era uno dove si vedeva da lontano un campanile che poteva sembrare il campanile, ma molto, molto vago come concetto. Comunque noi a Volpiano abbiamo via Ernesto Leiper, via Lini, perché giustamente è uno da ricordare.
Questo quadro, che è Riccardo Pittare, non c'entra niente, l'ho solo messo per ricordare una cosa, che questi artisti dipingevano paesaggi, quindi molto prati, alberi e quant'altro, e c'è un punto di colore che si chiama verde rivara, proprio nel pantone di tutti i tipi di verde possibili e immaginabili, c'è un punto di verde che è chiamato verde rivara, proprio legato alla, a questo gruppo di artisti, quindi piccole cose. Quindi a questo qua invece stiamo guardando un po' i pittori di Rivara. Questo qua è Vittorio Avondo, non tutti dipingevano qua, tra l'altro Avondo, Vedagno eccetera erano in Liguria e loro erano il gruppo delle cosiddette scuole dei grigi, poi venendo a dipingere qua in Canavese si sono uniti alla scuola di Rivara. Questo si chiama il Teverone, grande Tevere. Questo è Pittare, guardate che bello, dal vivo questo quadro è bellissimo, proprio ha una luce meravigliosa. Questo qua si chiama Buoi al carro, naturalmente, questo è di appunto Carlo Pittare. Questo purtroppo non sono riuscita a trovare la foto senza questi segni sopra, perché si vede che per la privacy, il copyright non hanno voluto, sono tutti questi alami, sta scritto davanti. Questo quadro qua, che è di Serafina Vedagno, si chiama Lungo la Bormida, è bellissimo, ha dei riflessi di luce, veramente c'è quest'acqua che sembra proprio che mi voglio di mettere il dito così per verificare che sia vera. Qui invece è Alfredo D'Andrade, che si chiama Ritorno dei boschi al tramonto, ed è un altro magnifico. Guardate che belle sfumature di colori, sono colori molto forti, c'è del rosso, del blu, del verde, però amalgamati in una maniera proprio molto tenue, molto armoniosa, ed è anche questo, sono tutti, credetemi, molto molto belli. Tra l'altro sto per finire, io finisco. L'ultima sezione è sempre dedicata torniamo ai macchiaioli, però ai macchiaioli visti anche da un punto di vista, come si può dire, più con soggetti un po' particolari. Ad esempio qui Telemaco Signorini, in questo quadro in particolare, rappresenta la sala delle agitate del Bonifazio di Firenze. Il Bonifazio di Firenze era un ospedale, all'interno di questo ospedale c'era anche il settore per i malati di mente, e lui qua rappresenta questa scena che è veramente vista dal vivo ancora più di effetto. Questo l'altro è Pittara, no scusate, questo qua è Adriano Ceccioli, ecco, un altro nome sconosciuto che dipinge molto bene, secondo me. Adriano Ceccioli, Le faccende di casa. Questo è bellissimo anche. E come vedete, sono tutti soggetti che, se noi pensiamo sempre all'Accademia, in cui all'inizio loro facevano i quadri biblici, mitologici e quant'altro, immaginate che evoluzione hanno fatto arrivare poi a dipingere una ragazzina con la ramassa in mano e l'altra con un piatto e così, no? Per cui, viste da quest'ottica, è veramente uno sbalzo incredibile, no? Quello da cui sono partiti fino ad arrivare a questo tipo di espressioni artistiche. Ecco, questo è un altro magnifico, è piccolissimo, è alto solo così ed è molto stretto e lungo, quindi è proprio da trovare, perché non è così ben visibile, però è veramente bellissimo questo qua. È sempre di Telemaco Signorini, Una giornata di vento. È veramente proprio anche questo vento, che poi e loro stanno saltando da un pilastro, da un pilastro all'altro, così questo vento che ti dà proprio questo senso di
equilibrio proprio precario. Ecco, questo forse è l'ultimo. Questo qua, questo qua è di Fattori, che si intitola Le macchiaiole. E a questo proposito, scusate un secondo, perché ecco, le macchiaiole, il termine, ecco, tra l'altro il termine macchiaiole, come vi ho detto, era stato tirato fuori da questo critico d'arte, giornalista, che aveva scritto sul